Ritorniamo insieme come preannunciato per parlare di una storia molto bella, una storia di imprenditoria al femminile che riguarda il tema dell'inclusione sociale. Abbiamo con noi in collegamento la carissima Cetti Unmarino direttamente da Napoli. Dico bene, Cetti? Veramente io abito in un posto meraviglioso che è Pozzuoli. Bene, ah beh, siamo lì nei pressi. Bene, bene. Siamo lì nei pressi, benissimo. Buongiorno, Cetti. Quindi siamo tra due vulcani, la Solfatara e il Vesuvio. Oggi è un tema ricorrente. Molto gettonato perché c'è l'attualità. Comunque in Islanda sono molto più agitati in questo momento. Sì, Grazie. Grazie per l'opportunità, Cetti, per il tempo che stamattina ci dedichi per raccontare questa bellissima storia di cui sei protagonista, per cui ecco, ti chiederei subito di accompagnarci dentro il tuo progetto Like Your Home. Come a casa tua. Mi presento intanto professionalmente. Io sono Cetti Unmarino, sono un consulente turistico e mi sono specializzata nella promozione delle aree interne delle regioni d'Italia. Per sviluppare le aree interne ho creato un format di formazione, tra virgolette pratica, nel senso che do durante il corso delle linee guida e poi i discenti devono lavorare e io opero sul loro, diciamo, operato, quindi sui loro sbagli, perché soltanto sbagliando si può comprendere, diciamo, bene la pratica. Questa formazione mi ha portato anni fa a conoscere il mondo della disabilità, che è un mondo splendido, secondo me, frequentato da persone meravigliose. La formazione? Perché sono stata invitata come docente in un corso di formazione dove c'erano dei ragazzi con disabilità. I ragazzi con disabilità, la prima cosa che mi chiesero è: cerchi il lavoro, cerchi il lavoro. Il lavoro è difficile per tutti e per loro ancora molto di più. Guardando poi una ragazza che stava su una sedia a rotelle, una quindicenne, portai questi ragazzi a fare un'escursione verso Sorrento e vidi che questa ragazza, mentre i suoi amici andavano verso il mare, lei rimase bloccata sulla sua sedia a rotelle. Io lo dico sempre, nasco prima come mamma, per cui rimasi colpita da questa scena e dissi: se lei non può andare verso il mondo, giuro che le porto il mondo a casa. Essendo io donna di fede, ho avuto l'illuminazione che lei aveva già la casa ottimizzata per la sua disabilità, perché non metterla a reddito. E così è nato, diciamo, il primo seme di Like Your Home in questo modo. Bellissimo, commovente. Sì, veramente. Cetti, quando dicevo accompagnaci nel tuo progetto, effettivamente mi hai preso in parola, ci hai preso per mano, ci hai fatto calare proprio nel senso più profondo di quello che fai, per cui davvero i nostri complimenti. E volevo anche chiedere, poiché è così importante appunto la civiltà attraverso il linguaggio, oltre che le vostre azioni, adesso si parla naturalmente di abilità differenti più che disabilità, quali potrebbero essere le modalità nuove comunque per abbattere le barriere culturali? Allora, guarda, Maria Pia, la barriera più forte è proprio quella culturale. Perché io parto dal principio che ognuno di noi ha un talento e anche i ragazzi con disabilità ne hanno diversi. Ti faccio un esempio, Simone Millino, che ha diciamo il suo bed and breakfast, ragazzo con una disabilità cognitiva, è riuscito perfettamente a superare tanti ostacoli che ha trovato nella sua gestione. Ti faccio un esempio: la mamma una volta rimase bloccata per motivi di lavoro a casa e arrivavano dei clienti americani e non sapeva come fare. Simone ha risolto il problema con Google Traduttore sul suo telefonino. Questo per dirti come tante volte poi la necessità
accende proprio il fuoco a tutti i ragazzi anche con disabilità. La barriera culturale è la più difficile da battere, infatti perché tutti sono abituati a vedere la persona con disabilità come una persona assistita e non come imprenditore. Io invece è proprio questo che voglio abbattere, la barriera dell'assistenzialismo. Loro hanno la loro disabilità, quindi la loro disabilità diventa un punto di forza. Cioè, quindi ricordiamo che l'IQ Rom è la prima rete di ospitalità extra alberghiera gestita da persone con disabilità o esigenze specifiche diverse. E questo veramente ti fa tanto onore perché è un modello di imprenditorialità sociale e inclusiva di cui abbiamo veramente tanto bisogno nel nostro paese. Sì, proprio likeyourom.eu voglio rilanciare questa espressione, anche se l'avete già vista in grafica più volte. C'è il sito. Grazie Maria Pia. Volevo soltanto, diciamo, suggerire a tutti i ragazzi di attivare un'occupazione. Perché è molto importante per loro, perché sia da un punto di vista lavorativo e sia da un punto di vista sociale. Oggi tutti tendono a vedere l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità come dipendente. È difficilissimo, soltanto le grandi aziende, le multinazionali riescono ad assumere ragazzi giovani con disabilità. Per cui l'autoimprenditorialità, che sia nel turismo, che sia nella ristorazione, che sia in qualsiasi ambito, è aperta ad accogliere questi ragazzi. Ci sono tante cooperative, diciamo, enti del terzo settore che sono anche pronti per accoglierli. Ed è una strada che tante volte può sembrare ai più una strada difficile da percorrere, ma con la giusta preparazione e il giusto accompagnamento è sicuramente invece un percorso che può aprire degli scenari opportuni, necessari, come dicevamo prima, e quindi tu ti occupi anche di questo tipo di attività? Sì, diciamo che il focus di Like Your Home è sulla formazione dei ragazzi a farli diventare dei gestori professionali. E quindi noi attiviamo il corso di formazione e poi ci sono altri servizi per la startup dell'attività. Molto Molto bene. interessante. Adesso in questo periodo che cosa sta nascendo? Cioè, qual è lo specifico di questo appunto autunno così particolare? Come, ecco, state vedendo, da noi ti sentirai come a casa tua. Molto bello il sito anche, sì. Ringrazio la regia Grazie, non ho... per averselo proposto a tutto schermo. Guarda, Maria Pia, noi in questo momento stiamo lavorando su un altro servizio che è quello della destinazione turistica inclusiva e accessibile. Perché nasce questo servizio? Perché io mi sono immedesimata nei genitori che vanno in vacanza con un figlio con disabilità. Certo. E durante la vacanza loro desiderano trascorrere una serata marito e moglie. E quindi devono lasciare affidare il loro bimbo a una persona qualificata. E oggi questo servizio non esiste. Per cui io mi sono dedicata a creare destinazione turistica inclusiva e accessibile, unendo, diciamo, quelli che sono tutti i servizi utili sia nel turismo e sia nel sociale a persone che viaggiano. E la nostra Sia la Italia nello scenario europeo, visto che il tuo sito è comunque .eu, come si posiziona? Si posiziona molto Ecco, indietro? molto indietro, ma sempre per la barriera culturale. È quella che ci blocca in tutti i sensi, la barriera culturale, ma sia del privato, sia delle istituzioni, perché la disabilità è vista sempre come una nicchia che deve stare lì e non vuole, non deve emergere. Mentre questi ragazzi hanno delle potenzialità enormi. Ti racconto, ecco, un episodio che mi è capitato. I ragazzi con disabilità, soprattutto la cognitiva, frequentano le associazioni e quindi fanno laboratori, cartapesta, pittura e via dicendo.
da un corso che un'associazione ha fatto fare sulla pittura, seguendo i quadri di Monet, questi ragazzi hanno riprodotto i quadri e noi poi li abbiamo fatti stampare su della tela e abbiamo organizzato dei runner per la prima colazione per le loro ospitalità e sono poi anche oggetti che possono essere venduti ai loro clienti che ovviamente acquistano di più un ricordo nato dal cuore che non preso in un negozio, un souvenir qualsiasi. Molto bello. Quando si dice l'imprenditività, ecco, se associamo il talento di questi ragazzi ai posti meravigliosi che abitate, ecco, siete in un abbraccio fantastico tra il Golfo di Napoli, la Costiera Amalfitana, le isole che avete lì di fronte, effettivamente è il mondo che viene da voi, come dicevi tu, Cetti, ed è importante che protagonisti dell'accoglienza siano anche questi ragazzi. Per cui davvero grazie per questa Grazie bellissima. Tony, finisco soltanto con una piccola Certo, precisazione. certo. L'ECOM è un format, quindi è replicabile e, diciamo, su altri territori. Si basa sulla formazione, quindi per qualsiasi cosa io metto a disposizione. Grazie, ma noi di più, noi ti aspettiamo negli studi di Padre Pio TV a San Sarebbe Giovanni bello. Rotondo. Ecco, speriamo che questo progetto, anche grazie a noi, possa avere un ulteriore slancio, perché quello che fai è veramente meritevole e degno di nota. Grazie ancora per Grazie, questo. Prego. Accolgo l'invito veramente con gioia. Un abbraccio a te e una Maria Pia. Di nuovo, Grazie mille. direi Noi. che abbiamo avuto un Arrivederci. innesto di umanità all'insegna della bellezza che è veramente quasi più unico che raro. Grazie. Noi davvero siamo molto grati a Cetti Umarino di Like You Rom e siamo troppo emozionati per continuare, per cui adesso diamo la linea alla regia così ci riprendiamo.